Viaggi di gruppo, e do il benvenuto alla nostra agente di viaggi Antonella Pacetti della Pepita di Arezzo, Pepita Viaggi di Arezzo. Detto questo, andiamo subito a dare consigli per i viaggi che imminenti per l'estate. Sì. Quindi dall'11 al 18 c'è l'Austria. Sì, abbiamo, guarda, ora visto il caldo anche in questo periodo, l'11-18 agosto, ecco. Suggeriamo un bel viaggio in Austria. Questo qui è un soggiorno, quindi stiamo fermi in un albergo, in Pullman innanzitutto è il viaggio, stiamo fermi una settimana in una struttura, in un albergo, e da lì poi dopo si fanno delle escursioni. Vacanze arte e natura l'ho chiamato, ecco. Perché senti, si sta fermi appunto a questo albergo per 7 giorni, però poi da lì abbiamo già organizzato dove da programma. Dov'è l'albergo esattamente? Nella zona del Salisburghese, qui, ecco. Si sta parlando del Salisburghese, quindi siamo in prossimità di Salisburgo, però in una zona un pochino di montagna, ok? Non molto alta, e quindi perché l'Austria non ha montagne altissime. E da lì appunto già nel pacchetto abbiamo previsto le escursioni, quindi fa conto, si va via una giornata intera, per dire si fa i laghi del Salisburghese, che comunque è una zona, ecco, si fa, e quindi arte e natura, perché qui si va a vedere anche dei castelli, oppure si fa delle gite in barca, quindi è un po' un mixer. Poi si lascia anche delle mezze giornate libere se uno vuol fare magari una passeggiata, camminare, quindi è una vacanza abbastanza rilassante, perché non cambiando anche albergo è comodo, certo. No? È comodo. Una delle, oltre che visitare, poi visiteremo, scusa, anche la città di Salisburgo, e poi andremo a vedere il Nido dell'Aquila, che è, sai, il rifugio di Hitler, che è in Germania, vicino al confine. Sì, e quindi faremo anche questa escursione di intera giornata, e appunto che... Guardate, questo guarda, è il lago Hallstatter, che è diventato uno dei simboli dell'Austria, uno dei laghi più visitati che c'è in questa zona. Anche perché il livello paesaggistico, è una vacanza rilassante per tutti, sì, perché se uno poi non vuol partecipare alle escursioni, insomma, dice ok, oggi non vengo e magari vado a fare una camminata o altro. È in Pullman per l'Austria. Poi dal 13 al 18 di agosto invece il Belgio e le Fiandre. Sì, allora invece questo qui è uno dei nostri tour classici itinerante, quindi sempre in Pullman, appunto si parte da Arezzo, e questo qui toccheremo il Lussemburgo come prima tappa, e poi faremo base a Bruxelles. E quindi da Bruxelles, oltre la visita, questo è Lussemburgo, faremo base a Bruxelles, e da lì visiteremo sia la città ovviamente, la Grand Place, che guarda, solo la Grand Place a Bruxelles vale il viaggio, perché è un museo a cielo aperto, la Grand Place, sì, come vedi tutti i palazzi delle corporazioni, è splendido. E poi dopo da lì facciamo le escursioni nelle Fiandre. Però in questo viaggio non ci siamo limitati a mettere solo le Fiandre, diciamo la parte più famosa delle Fiandre, che sono Bruges e Gand, ma faremo anche l'altra parte, che è le orientali, che è Anversa, la città, diciamo, che ha dato i natali al famoso pittore del 600 Rubens. E quindi faremo appunto un giorno andremo verso Anversa e un giorno faremo Bruges e Gand. Al ritorno, perché non è che si può tornare da Bruxelles diretti ad Arezzo ovviamente, allora faremo la sosta a Strasburgo, quindi con la visita anche di Strasburgo. Quindi ecco, questo è dal 13 al 18 di agosto, esatto. Sempre in Pullman, però adesso andiamo, perché giustamente uno le vacanze se le deve anche prenotare con anticipo, deve chiedere le ferie, può fare quello che vuole, no? E quindi andiamo a fare anche i viaggi, quelli previsti per ottobre-novembre. Sì. Primo di ottobre, che è dal 5 al 12, Armenia. In Armenia, quest'anno allora facciamo questa anticipazione. Guardate, dov'è l'Armenia? L'Armenia, siamo incastonati nel Caucaso, fra Azerbaigian, Iran, Turchia, quindi Georgia. È un viaggio, diciamo, che non è che proponiamo spesso, quindi è una destinazione abbastanza di nicchia. Sì. E come vedi dalle immagini, sono tutte queste Monti Ararat.
che appunto è in mezzo alle montagne, quindi è una destinazione abbastanza particolare, si vanno a vedere tanti monasteri, c'è da camminare perché bisogna avere le gambe buone per salire in questi monasteri. Yerevan, che è la capitale, è un viaggio di 8 giorni, si fa bene in 8 giorni con molta tranquillità, è un paese sicuro, tranquillo, si mangia bene, non dà problemi. Guarda la frutta secca che si mangia qua in una settimana, poi prendi 2 chili di frutta secca. Le spezie, sì. E praticamente, ecco, insomma, questo che è il lago Sepan, è un po' il mare degli armeni, perché ovviamente sono incastonati nelle montagne, non certo, è che vanno al mare. Immagino. È uno dei posti più frequentati che c'è in Armenia. Diciamo che dal punto di vista culturale è un viaggio molto, molto interessante, soprattutto dal punto di vista storico, insomma la storia dell'Armenia è importante. Mm-hmm. Quindi è un viaggio che proponiamo quest'anno dal 5 al 12 di ottobre. È un viaggio anche, oserei dire, ecco, autentico, perché non è un paese ancora molto sfruttato dal turismo di massa. Ecco, è quello anche. E quindi, insomma, secondo me, ecco, per chi ha viaggiato molto, tanto, ecco, perché ha viaggiato tanto, è un luogo interessante da visitare. Poi, invece, come poteva non mancare le Seychelles nel periodo di novembre, che uno vuole staccare un po' dal freddo? Ma infatti, guarda, ho abbinato questi due viaggi. 27 al 5 di ottobre, quindi 27 ottobre, 5 novembre. 5 novembre. Ancora, scusa, ma mi fa difficoltà parlare di ottobre e novembre. Va. Per me un po' per meno, te è normale. Già sto progettando il 2020. Certo. Guardate, le Seychelles. Allora, le Seychelles, appunto, per dare un po', facciamo un salto con l'aereo, arriviamo alle Seychelles. Mm-hmm. Le Seychelles è un viaggio rispetto a tante altre isole, le Seychelles permettono di fare una vacanza di movimento, cioè non è che si rimane tipo le Maldive che rimani fermo lì una settimana, così. Qui si fa base in due isole e da lì poi facciamo le varie escursioni. C'è tempo per andare al mare, ovviamente, perché è anche una vacanza mare, però dal punto di vista naturalistico merita sicuramente fare delle escursioni che sono pazzesche. Guarda, ci sono andata e devo dire che a me piacciono molto i viaggi itineranti, più che magari star ferma al mare, però, così. Però le Seychelles, devo dire che anche a chi piace fare tour, diciamo, le Seychelles offrono tanto dal punto di vista naturalistico, anche dal punto di vista sia di natura che di fauna, insomma. Quindi l'aereo praticamente da Roma, il viaggio da Roma in facciamo autobus. Sempre il viaggio in autobus per arrivare all'aeroporto, questo qui vale per tutti i nostri viaggi organizzati, e poi dopo da lì ovviamente quando arriviamo a destinazione abbiamo sempre i nostri corrispondenti che quindi con la guida ci vengono a pre, anche qui se facciamo escursioni naturalistiche, ma c'è sempre le guide che ci accompagnano. No, è importante perché giustamente, voglio dire, non sei mai lasciati soli. Qui, questa qui è una vacanza consigliata, diciamo, a chi vuol fare ovviamente mare e anche scoprire un po', ecco, questa qui è una peculiarità delle Seychelles, che puoi vedere delle tartarughe da 150 kg, fa conto, camminare così nella spiaggia. Quindi è una meraviglia, sì, devo dire che le Seychelles sono fra le isole che preferisco visitare. Allora, abbiamo detto tutto. Più o meno. Ribadiamo però che dall'11 al 18 di agosto e dal 13 al 18 di agosto si trovano quali viaggi? Allora, 11-18 l'Austria meravigliosa, l'ho chiamata così, e poi dal 13 al 18 un bel tour in Belgio e le Fiandre, e poi questa anticipazione d'autunno, perché per noi anticipare l'autunno non è già, io dico no, anticipare, già è autunno, già perché, è autunno, perché alcuni viaggi ce l'abbiamo, viaggi. Sì, perché considera che noi 2 mesi prima, diciamo che i voli vanno confermati, perché sennò certo. Poi ci vengono cancellati, quindi quando c'è i viaggi in aereo bisogna, diciamo, decidere anche poi per fare i documenti, se uno non c'ha il passaporto, cose varie, insomma bisogna essere sempre, giocare d'anticipo. Benissimo, allora io ringrazio la nostra agente di viaggio Antonella Pacetti della Pepita Viaggi per averci consigliato questi viaggi di gruppo.